Ciao a tutti giovani, io sono Mario, giovedì 10, e bentornati e benvenuti in questo nuovissimo videovlog qua sul mio canale. Allora ragazzi, scusate se, non so che cosa qua, vabbè, scusate se in questi giorni non stanno uscendo video, solo che ragazzi, io ho fatto tipo 6 video, ce l'ho tutti nella galleria che devo solo pubblicare già con le miniature, solo che non so quando pubblicarveli, quindi se volete che ve li pubblico, ditemelo, perché ne ho un sacco, però non so quando pubblicarli, porca miseria. Comunque, oggi andremo un po' a parlare della conferenza stampa, credo la più importante della stagione, nella quale questa conferenza stampa appunto si sono presentati i nuovi componenti della società Granata, come il presidente, il direttore sportivo, il direttore generale, il mister Alfio Giorrisi e il vecchio bomber del Trapani che si diciamo che non mi ricordo il nome, scusate, che si insomma farà più parte, ecco, dello staff. E appunto in questa conferenza stampa si è molto parlato del futuro del Trapani e quindi io ci tenevo a darvi un poco di aggiornamenti. E vi raccomando, iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina che è molto ma molto importante. Conferenza stampa appunto si è tenuta tramite una diretta su Facebook durata più di un'ora, nella quale appunto è stata fatta alle 5 del pomeriggio del 7 luglio, e appunto con la presentazione della nuova società si è parlato anche dei giocatori e appunto il direttore sportivo Agatino Chiavaro ha detto che del Trapani non rimarrà più niente. Quindi tutti i giocatori del Trapani, Bonfiglio, Vito, Lupo, Maltese, Buffa, Russo, Olivera, Spano, De Felice, Bruno, Pagliarulo, Cultraro, Meti, tutti questi giocatori, Antezza, tutti Amorello, raga, tutti questi giocatori non ci saranno più. Solamente a quanto ho capito, due giocatori del Trapani rimarranno, cioè Musso e Vitale, raga. Quindi rimarranno solo questi due giocatori. Vitale come scelta ci può stare. Musso, raga, io non l'avrei riconfermato perché non è che non mi piace. Però, come vi ho detto negli altri video, che non so quando usciranno perché ripeto, li ho tutti salvati, che però non li pubblico ultimamente. E come, raga, vi ho detto appunto, Musso non è l'attaccante giusto per il Trapani, perché ragazzi, uno che dovrebbe essere un bomber come Musso non ti può fare solamente 7 gol in 40 partite come l'anno scorso ha fatto Musso. Però è stato riconfermato Musso e appunto Vitale che ha il contratto. E per quanto riguarda invece i nuovi acquisti, Chiavaro non voleva dare insomma notizie, ma in un certo modo ha dato notizia, perché i giornalisti gli dicevano, gli hanno fatto qualche nome di possibili acquisti, come nuovi acquisti come Bontempo, Gonzalez, il difensore della Gelbison promosso in Serie C. Tipo, ad esempio, Bontempo ha risposto di no, Gonzales ha risposto di sì. Quindi, come dicono già i giornali, sembrerebbe proprio oramai già che il Trapani abbia acquistato Gonzales dalla Gelbison. Anche perché, ragazzi, Licata ha fatto nuovi colpi, il Lamezia ha fatto nuovi colpi. Insomma, tutte le squadre, il Acireale, tutte le squadre di Serie D del nostro girone si stanno muovendo a fare colpi, e noi, a parte l'allenatore che sappiamo che è Torrisi, e la società, non sappiamo ancora i giocatori che vengono. Quindi siamo un poco indietro rispetto a magari a qualche altra squadra come il Licata, il Lamezia Terme, la Cirgale, insomma, che hanno già acquistato. Noi ancora dobbiamo ancora acquistare, quindi siamo un poco indietro, c'è da fare ancora l'iscrizione al campionato.
Poi ci sarà dal 25, come appunto ha detto il direttore generale Strano, ci sarà il ritiro del Trapani dal 25 luglio fino al 31 luglio al provinciale, mentre il ritiro a Pergusa si tratterà di una quindicina di giorni, circa 2 settimane. Da circa l'1 luglio fino ai primi di luglio, insomma fino a più o meno il 15-13 di agosto. Poi per essere i giocatori del Trapani saranno liberi per Ferragosto e poi credo che si ritorni ad allenare anche perché il 21 agosto c'è la Coppa Italia e poi il 4 settembre inizia il campionato di Serie D Gironi. Per quanto riguarda il campionato, raga, io vi farò un video a parte che vi parlerò appunto del campionato, delle squadre, eccetera, eccetera. Mi raccomando, ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace ed iscrivetevi al canale. Noi, raga, ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao!